Tappa numero 9 conclusa, abbiamo appena consegnato la tabella, è stata veramente una prova impegnativa e dura perché fin dall'inizio si preannunciava difficile, c'era veramente da attraversare dei posti incredibili, veramente belli, e tecnicamente era una prova che dall'inizio alla fine non ha dato mai tregua. Devo dire che per la nostra conformazione dell'auto avevamo tutto in salita perché non era veramente adatta in nessun modo alle nostre caratteristiche. Abbiamo trovato fondi veramente molto pietrosi, sabbia, dune, abbiamo inventato anche delle manovre impossibili. La navigazione era veramente difficile, ma poi Alberto vi dirà. Io gli dico solo che è stato molto molto bravo. Sono veramente contento perché oggi si è visto il lavoro di squadra e di equipaggio, perché siamo arrivati in fondo in due e ci siamo dati una mano a vicenda. Devo veramente farti i miei complimenti. Grazie. Sì, oggi tappa durissima, sia per quanto riguarda la navigazione che per quanto riguarda la guida, durissima perché non ha lasciato tregua dai primi chilometri fino agli ultimi adesso. Gli ultimi 40 chilometri che ricopiavano i primi 40, un disastro. E anche tutto il resto della tappa veramente veramente dura, veramente dura, dune difficili, sabbia, sassi ovunque, e da stare attenti sempre alle pressioni, pompare, non si poteva sbagliare nulla, altrimenti saremmo ancora lì. Per fortuna siamo usciti e siamo molto molto contenti di questo oggi. Bella tappa ragazzi, veramente bella. Io vi vorrei dire che un patron l'ha veramente fatto sognare, lo abbiamo fatto volare sulle dune, ha superato ostacoli veramente difficili, abbiamo inventato tracce, piste per riuscire a trovare i waypoint giusti e magari anche tagliare qualcosa, si è fatto tanto del fuoripista sopra dei sassi enormi, abbiamo fatto volare e sognare il patrol in tutto, veramente, io sono veramente contento, forse non tutte le altre macchine avrebbero resistito a queste torture, però oggi veramente sollecitazioni estreme, eccezionali, veramente una cosa pazzesca la prova di oggi.